Ciao a tutti! Oggi parliamo di che cosa possiamo mangiare sotto l'ombrellone al mare. Emma, idee? Orzo. Orzo? Davvero? Insalata però. Insalata con l'orzo. Insalata con l'orzo. Ah, insalata di orzo! Un orzo freddo con tipo la frutta e la verdura insieme. Ti va? Ottima idea! Allora procediamo con l'insalata di orzo. La. Allora, spesa fatta. Guardiamo un po' se è di tuo gradimento quello che ho preso. Ananas. Peperone. Olione. Chicchi di non so che. Orzo. Ah. È l'orzo, vedi? Prima di essere cucinato, l'orzo è così piccolino. Mela. Una bella mela croccante. Melograno. Melograno. Pisellini. Asiago. Zucchine. Cetriolo. Carota, perché a noi piacciono tanto. Limone. Io allora intanto mi organizzo per cucinare questa insalata di orzo. Per fare l'insalata di orzo ci vuole orzo, ovviamente, asiago e tutta la frutta e la verdura che vi piace di più. Domani passeremo l'intera giornata al mare con gli amici. E indovinate chi si è proposto per preparare il pranzo per tutti? Io ed Emma. Ho invitato tutti i miei amici a mangiare sotto l'ombrellone, quindi adesso la mamma deve fare un quintale di orzo. In questi casi l'ideale è sempre preparare una pasta fredda. Per non cadere sempre nella solita insalata di riso, abbiamo pensato a un orzo un po' speciale, con frutta e verdura. Per prima cosa mettiamo a cucinare l'orzo. Lo abbiamo già lavato in acqua corrente fredda. E adesso lo lascerò cucinare per circa 30 minuti. A questo punto mi occupo di tutto il resto. Preparerò un olio aromatico con il gambo dell'ananas, basilico e scorza di limone. Aggiungiamo l'olio e frulliamo. Adesso filtriamo l'olio ottenuto. Mentre l'olio piano piano si filtra, io mi occupo di tutta la frutta e la verdura. Ho scelto tutta frutta e verdura di stagione e di colori diversi e adesso la taglierò a cubettini più o meno tutti uguali. Emma la vedo proprio orgogliosa del fatto che noi portiamo il pranzo per tutti e quindi fa assaggiare a tutti i bambini e le mamme sono contente perché i loro figli, quando Emma gli propone i nostri piatti, mangiano la frutta e la verdura. I pisellini piacciono sempre ai bambini. Poi possiamo mettere una mela che non solo è rossa, è colorata, ma soprattutto è croccante. Mi piace tantissimo perché ci mette anche la frutta. Per quanto riguarda la parte proteica, che i bambini devono comunque sempre assumere, ho pensato di aggiungere un formaggio. In questo caso ho scelto un formaggio asiago perché noi lo adoriamo. L'orzo è pronto, quindi lo scoliamo e lo facciamo raffreddare bene bene. Mettiamo l'orzo che abbiamo lasciato raffreddare perché se fosse stato caldo avrebbe comunque un po' cucinato la frutta e la verdura, alterandone comunque le proprietà e anche i colori. Invece vogliamo proprio che rimangano brillanti. Adesso aggiungiamo l'olio. È buonissimo, si sente proprio il sapore dell'ananas. E adesso aggiungiamo i colori, cioè guardate che bel piatto, la frutta e la verdura non sono mai abbastanza, quindi io abbondo. Il piatto è pronto, adesso lo lascerò tutta la notte in frigorifero così i sapori si esalteranno ancora di più e sarà pronta domani per la nostra giornata al mare. Oggi il pranzo al mare lo faccio io. Mamma, io sono pronta. Prontissima sei! Vuoi assaggiarlo?
Com'è? Buono. Buonissimo. Mamma, me ne dai su un altro po'? No, dai, mo lo mangiamo al mare. Ok. Brava. Vuoi far te? Dai, dammi una mano. No, lo faccio da solo, te mi tieni stretta la ciotola. Ok. Questa mescolata per chi è? Per la Marti? Sì. Questa? Per Manny. Questa? Per Jean. Per me e te niente? Me? Te? E basta. La mia mamma cucina così. Lidl? Anch'io? Anch'io!